My command è il Melonin, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi facciamo 4 chiacchiere con Legolas e mi sarebbe piaciuto girare questo video immerso tra la natura e invece sono immersa tra il cemento. Dettagli a parte, Legolas è il mio personaggio preferito in assoluto del Signore degli Anelli. Sarà che è un elfo, sarà che è immortale, sarà che è qualcosa che io non posso essere mai nella mia vita. Insomma, è bellissimo, è stupendo e mi ha fatto venire voglia anche a me di essere un elfo. Non a caso sono un aspirante elfo. È stato grazie a lui che io ho potuto comunque amare così tanto la natura ed è anche grazie a lui che io ho deciso di imparare a tirare con l'arco. Ma non è il mio personaggio preferito a causa di Orlando Bloom, anche perché io quando ero piccola non avevo fatto caso che Orlando Bloom e Legolas fossero la stessa persona. Ho scoperto soltanto dopo, quando è uscita la maledizione della prima luna e quindi ho visto che Will Turner era Orlando Bloom, e successivamente quando avevo rivisto Il Signore degli Anelli e i titoli di coda con scritto Orlando Bloom mi sono detta: Noni? E chi interpreta Il Signore degli Anelli? Cosa? Ste, stupida bambina, interpreta Legolas, quindi non c'entra niente perché era Orlando Bloom e perché era bello. Quando avevo letto per la prima volta il libro di Signore degli Anelli mi aspettavo di innamorarmi ancora di più di Legolas, perché essendo abituata a quello del film, perché come ho detto nel video su Aragorn, io mi sono approcciata a Signore degli Anelli grazie ai film di Peter Jackson, che è quasi completamente un personaggio diverso. La prima volta che l'ho letto ho pensato: sì, ma Legolas dov'è? L'ho visto come un personaggio marginale, come se passasse inosservato, come una cornice che doveva esporre personaggi del calibro di Aragorn, di Gandalf, di Frodo, di Gollum, di Sam, in pratica di tutti tranne che Legolas. E quindi ci sono rimasta praticamente malissimo, perché comunque io ero abituata a Legolas che faceva il cosiddetti a tutti quanti il cazzuto super guerriero, e cosa che nel libro praticamente non è più di tanto così. E soltanto successivamente, quando ho riletto in seguito il libro, ho potuto cogliere la vera essenza del personaggio, cose che nella prima lettura avevo completamente ignorato, come per esempio il suo amore per la natura così forte che si sente per esempio nel capitolo quando arrivano a Fangorn. È come se le parole fossero proprio impregnate di questo suo desiderio di vedere, ammirare ogni singolo dettaglio di Fangorn, che ti fa percepire proprio a pelle tutto l'amore che prova per la natura. Noi sappiamo che Legolas comunque è un elfo silvano, così come ci dice il professore nell'Hobbit, gli elfi silvani sono molto più diffidenti verso gli estranei, molto più pericolosi come elfi rispetto agli alti elfi, perché appunto derivano da delle tribù e quindi sono elfi che non hanno conosciuto le terre immortali, che non provengono dal mare. E nel libro notiamo che, a differenza del film, Legolas è molto più diffidente in quanto elfo silvano degli estranei, soprattutto nei confronti dei nani, dato dal fatto che tra gli elfi silvani e i nani c'è una specie di disputa, non so se il termine è giusto, visto che il re degli elfi silvani sosteneva che mi avete rubato l'oro e i nani sostenevano al contrario, quindi però ragazzi mettetevi d'accordo, decidete chi ha ragione. Quindi si vede proprio benissimo la diffidenza che ha nei confronti degli strani, soprattutto dei nani, e si sente maggiormente il suo charme elfico, la sua finezza, questa elevarsi a qualcosa di sopraffino, come se fosse un personaggio leggiadro ma allo stesso tempo forte e valoroso e direi cazzuto. E la prima volta che ho letto il libro non avevo compreso appieno la profezia, non mi ricordo se era di Galadriel o di Arwen, sul fatto che una volta sentito il richiamo del mare sarebbe giunta più o meno la sua fine.
se tu lo sai meglio, ti prego dimmela nei commenti. E non avevo appunto compreso queste parole, infatti mi era detta. Quindi, soltanto rileggendo, ho compreso che, essendo un elfo silvano e lui non avendo mai visto probabilmente il mare, perché non venendo dalle terre immortali e quindi non venendo dal mare, il fatto di sentire questo richiamo fosse una cosa davvero importante per lui, fosse una cosa, tra virgolette, inevitabile, un desiderio che parte proprio dal suo profondo e allo stesso tempo equivale alla fine di tutta la sua razza e quindi ha connotati molto tragici, molto tristi e molto cupi, anche se comunque per un elfo è un desiderio piacevole, perché soprattutto per lui, perché non avendo mai visto il mare, ogni elfo desidera poter vedere, ammirare almeno una volta nella loro vita, lunghissima vita, le terre immortali. Invece nel film credo che abbiano fatto più riferimento, si siano aggrappati maggiormente a certi aspetti degli elfi silvani piuttosto che ad altri, piuttosto che a tutti gli altri, direi. Perché la diffidenza nei confronti degli estranei si vede relativamente poco, soltanto di tanto in tanto nel primo film, e soprattutto l'apice della diffidenza la si nota al concilio di Elrond quando discute con Gimli, ma poi nel corso della vicenda si nota relativamente pochissimo. Ed è un peccato, perché nel libro il fatto che ci sia così tanto attrito tra gli stranieri e soprattutto tra i nani fa risaltare maggiormente l'amicizia tra lui e Gimli, la fa proprio emergere e brillare, mentre nel film si sente già che comunque c'è qualche alone di cambiamento già subito dopo il concilio di Elrond, e quindi l'amicizia tra Gimli e Legolas risulta quasi ovvia. È palese che dopo aver trascorso così tanto tempo assieme poi va a sfociare a un'amicizia, mentre nel libro assume molto più rilievo questo aspetto. Nel film poi è impossibile non notare che si sono maggiormente aggrappati al fatto che gli elfi silvani sono molto più pericolosi, e quindi Peter Jackson probabilmente avrà fatto uguale serial killer ninja, so fare tutto, gravità zero e uccido tutto io, cosa che a me da bambina è piaciuta tantissimo, cioè mi piace tantissimo anche adesso. Però nel libro non fa tanto affidamento al fatto che Legolas è un assassino nato e quindi è un badass, mentre nel film ci fa proprio, ci marca sopra, ci lo sottolinea, guarda cosa so fare, tipo no, non faccio riferimento al posto di Em che tipo fa lo snowboard con lo scudo e intanto tira le frecce, cosa che è stata comunque suggerita da Orlando Bloom. Ehi Peter, che ne dici se faccio questo? E tipo, Peter, mi piace. Io, raga, no. Cioè, mi piace questo aspetto, però potevano, a parer mio, soffermarsi anche su far notare l'aspetto molto più elevato e fine che accomuna tutti gli elfi, tutta la razza elfica. Si nota di meno l'amore sconfinato di Legolas per la natura. Non si percepisce così in modo forte e ostinato come lo si vede nel libro, cosa che è stata una delle cose che ho apprezzato maggiormente rileggendolo. E a parer mio dovevano soffermarsi maggiormente sì su questo aspetto, perché così caratterizzavano maggiormente la razza elfica, perché lì si sono molto più impregnati sul fatto che gli elfi sono immortali e stanno lì a scomparire per lasciare la terra di mezzo agli uomini. Però Legolas nel film non sembra neanche quasi un elfo, sembra un personaggio comune, semplicemente con le orecchie a punta e con dei sensi super sviluppati. Non si percepisce tutta la finezza, tutta la grandiosità, tutti i secoli che hanno sulle spalle gli elfi. Se vogliamo mettere, sembra quasi molto più umano rispetto ad Aragorn, che sembra molto più elevato. Però potevano giocarci di più, potevano fare molte più scene
in lingua elfica insieme ad Aragorn, non Tenkalmanik. E basta. Cioè, se ci si fa caso, sono pochissime le battute tra Aragorn e Legolas in elfico. Credo che sia soltanto una. Infatti, Viggo Mortensen aveva detto a Peter Jackson che avrebbe preferito fare molte più scene in elfico. Ma non mi aspettavo che lo facessero soltanto con Arwen. Cioè, anche Legolas è un elfo. Potevano fare un po' di più, perché nel libro è molto più facile far trasparire il fatto che Legolas sia un elfo e quindi caratterizzarlo maggiormente e far percepire questa differenza, anche senza farlo parlare in elfico. Mentre nel film è leggermente più difficile far trasparire appunto l'amore per la natura o la malinconia del fatto che l'era degli elfi sta per finire. E avrei anche preferito che facesse trasparire un po' di più l'astio di Legolas nei confronti di Gimli, perché comunque penso che sia un argomento importantissimo, perché facendo riferimento al fatto che Il Signore degli Anelli è stato scritto nel momento in cui c'era proprio sentore della diffidenza tra una persona che non è della mia stessa nazione. Il fatto che comunque ci fosse l'amicizia tra Legolas e Gimli in quel periodo è stato, secondo me, una cosa molto importante, molto rivoluzionaria per quanto riguarda l'epoca in cui è stato scritto, e quindi secondo me poteva anche essere rappresentato leggermente meglio, anche se comunque è molto piacevole la trasposizione che hanno fatto nel film di Legolas e Gimli sul giochetto del vediamo chi raggiunge quota 100 di orchi ammazzati durante la battaglia. Però diciamo che risulta già essere un rapporto di amicizia, cosa che invece nel libro c'è questo aspetto, però il fatto che manca nel film un po' di astio, soprattutto all'inizio, fa risultare di meno evidente la diffidenza degli elfi silvani nei confronti degli estranei. Cosa che poi, vabbè, nello Hobbit, tra virgolette, si rifà. Ma dato che lo Hobbit lo ci stimiamo e non c'entra niente, e facciamo soltanto riferimento al Signore degli Anelli, sì, è carino questa trasposizione di Peter Jackson, cosa che però ovviamente ha fatto soprattutto per l'esigenza di rallegrare l'atmosfera. Un conto è leggere i toni cupi dell'ambientazione in cui ci troviamo, un altro è proprio vederlo, fa molto più spessore visivamente e rende, tra virgolette, il film molto più pesante. E quindi il fatto che sia molto più evidente questa comicità tra i due è appunto per il fatto che li ha rappresentati come spalle comiche di Aragorn. Ma oltre al fatto della spalla comica, come avevo comunque suggerito nel video su Merry e Pipino, di cui ti lascio qui il link, piuttosto che il classico eroe o piuttosto che l'eroe tragico, ho potuto notare che nel corso della storia, e soprattutto leggendo il libro Il viaggio dell'eroe di Christopher Vogler, spero di averlo detto giusto, ti lascio comunque il link in sottoscrizione perché è una bella lettura, anche se questo è un manuale di scrittura, però fa sempre comodo, così puoi analizzare meglio i libri e i film, o comunque serve anche per crescita personale, direi. Come suggerisce in questo libro, Legolas potrebbe anche essere visto come un eroe catalizzatore, ovvero non vi è tanto cambiamento in lui nel corso della storia. Rimane sempre molto fedele a Legolas che conosciamo all'inizio, se non dal fatto che comunque vi è un'apertura mentale con l'evolversi della vicenda per via dell'amicizia che nasce con Gimli. Ma l'eroe catalizzatore è principalmente colui che sì, rimane invariato, ha leggermente una crescita nel corso della storia, ma che il suo cambiamento influenza principalmente il sistema. La loro amicizia ha portato un enorme cambiamento nella popolazione elfica e nella popolazione dei nani, e per questo lo reputo che sia un personaggio catalizzatore, perché non cambia troppo
ma il piccolo cambiamento che avviene in lui permette di cambiare completamente la mentalità elfica e la mentalità nanica, anche se direi un po' troppo in ritardo, visto che la loro era sta per cessare, lasciando il posto agli uomini. E secondo me con il personaggio di Legolas il professore ci ha voluto comunicare un sacco di insegnamenti, soprattutto il fatto di amare profondamente la nostra terra, la natura, ed essere più affine con lei, essere più empatica nei suoi confronti e di rispettarla esattamente come fanno gli elfi, esattamente come fa Legolas, che si esalta nell'entrare in un bosco. E sicuramente quello più grande è di non avere pregiudizi nei confronti di qualcuno che non è della tua stessa razza. Bisogna essere aperti mentalmente e non giudicare una persona dall'orientamento sessuale, religioso o dal fatto che venga da un altro paese straniero. Può nascere comunque un'amicizia bellissima, anche se sia un bagaglio culturale completamente diverso, non significa che non si possa trattarsi con rispetto, perché all'inizio Legolas sì, c'era dell'astio, ma comunque sono passati ad avere rispetto l'un per l'altro per poi passare ad essere proprio amici. E la stessa cosa dovremmo fare anche noi con tutte le persone che incontriamo nel nostro cammino, nelle nostre giornate. Ed è un messaggio molto profondo, molto contemporaneo, varrà sempre questo insegnamento. E quindi Hanonle Legolas e Hanonle Gimli per questo bellissimo insegnamento. Cercherò anche di fare ammenda ed essere una persona molto più aperta mentalmente. Quindi con Legolas è tutto, questo è quello che avevo da dire, quello che ho riscontrato tra la lettura del libro e la visione ripetuta tantissimo del film. Quindi salutiamo il nostro amico Legolas per queste quattro chiacchiere che ci ha accompagnato oggi. Invece a te cosa ha comunicato il personaggio di Legolas? Cosa pensi del personaggio di Legolas? Se hai qualcosa da aggiungere, fammelo sapere nei commenti sotto, io ti leggo volentieri perché sono molto curiosa e soprattutto perché mi piace tantissimo scambiare opinioni tra di noi. Un ringrazio speciale al piccolo Beren Domenico che mi segue con tanto tanto amore. Hanonle Beren, ti mando un grosso bacio. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd, esoterismo. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!